Sabato 31 ottobre, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di TRG. Il Covid sempre in primo piano perché lo sapete ormai da ieri sera in Umbria c'è un'ulteriore stretta per il contenimento della pandemia e dunque dalla prossima settimana, esattamente da martedì, perché lunedì comunque sia sarebbe stato giorno festivo per le scuole, si riattiverà la didattica a distanza nel 100% delle ore per le scuole medie e superiori, dunque restano momentaneamente fuori materne ed elementari, una decisione che è stata presa dalla Presidente Tesei con una ordinanza che tra l'altro introduce anche in questo fine settimana, quello di Halloween, chiamiamolo così, il coprifuoco, quindi tutti a casa entro le 22, proprio perché la situazione in Umbria è di quelle da attenzionare in modo particolare per quei, non solo quei 729 nuovi infetti che sono stati contati nella giornata di ieri, ma anche e soprattutto per una pressione sugli ospedali, sulle terapie intensive che ormai sta diventando asfissiante. L'Umbria ha superato abbondantemente quel 40%, il 30% che era la soglia critica, diciamo così, per l'occupazione delle terapie intensive, ma ha superato il 40%, quindi siamo ben oltre quel dato soglia critica indicata dagli scienziati. Questo per l'Umbria, ma vedremo che in Italia la situazione non è certamente migliore e quello che preoccupa è la tenuta dello stato sociale. Ieri sera ci sono state pesanti manifestazioni a Firenze, lo vediamo proprio dalla testata del quotidiano La Nazione che nella foto notizia titola "Senza pace", ieri sera scontri. La danza muove corpo e anima, non fermiamola. Queste le parole di convinzione delle 12 scuole di danza di Città di Castello. La manifestazione di protesta nei confronti delle chiusure del governo è diventata violenta. E poi il Messaggero: mezza Italia fuori controllo, positivi a quota 31.000, il Ministero 11 regioni a rischio, dice, tra queste appunto anche l'Umbria. Il Corriere dell'Umbria invece titola proprio sulle scuole, chiuse scuole medie e superiori, mentre la foto notizia si riferisce alle proteste che ieri un po' in tutte le piazze dell'Umbria, da Perugia a Città di Castello, si sono ripetute. Andiamo proprio a vedere le pagine, i titoli dei quotidiani, dunque partiamo dal Corriere dell'Umbria che titola su questa ordinanza Tesei che di fatto, ora ve la facciamo vedere, che l'ordinanza Tesei che da ieri ha deciso di istituire in particolare il coprifuoco in vista di questo fine settimana, il fine settimana di Halloween, dunque si cerca di prevenire quella consuetudine che ormai è diventata anche italiana del dolcette scherzette, e poi da martedì la chiusura delle medie e superiori. Lo vediamo proprio dal Corriere dell'Umbria. Chiuse le scuole medie e superiori, la Tesei firma un'ordinanza, la DAD, cioè la didattica a distanza fino al 14 novembre, ieri 729 nuovi positivi, coprifuoco nella notte di Halloween. E questa è la protesta che è stata fatta ieri in Piazza Italia a Perugia contro il DPCM, è sceso il mondo dello spettacolo in piazza, ma vedremo che ci sono state anche altre manifestazioni in giro un po' per tutta l'Umbria. E poi fuori dal Covid, prof vince concorso ma la Stranieri non la chiama, ricorso della docente di letteratura italiana per il mancato pronunciamento sull'assunzione. E poi Foligno: ristoratori e baristi, fateci lavorare. Ad Orvieto, schianto autosole invasa da sementi per l'incidente di un camion. Ancora la fotonotizia della Nazione
ci fa vedere un volto noto. La Tesei chiama Bertolaso. Palazzo Donini vuole riorganizzare la gestione dell'emergenza e l'ipotesi è che proprio Guido Bertolaso, personaggio molto noto alle cronache italiane, fu anche commissario nel periodo del terremoto del 1997, ma poi ha seguito in questo periodo di Covid le vicende, per esempio, della Lombardia, potrebbe essere Bertolaso una figura con la quale dovremmo abituarci come Umbri a avere a che fare proprio per gestire la emergenza. Intanto il titolo principale chiaramente è sulla ordinanza, arriva la stretta per scuole e sport, coprifuoco per la notte di Halloween. Ma ieri ricorreva anche l'anniversario a Norcia del terremoto che il 30 ottobre del 2016 distrusse la Basilica di San Benedetto, ritardi e polemiche. Mencarelli, è un dramma, ieri c'è stato anche l'appello dell'arcivescovo Boccardo. E poi altri argomenti che non riguardano il Covid: rubano cibo per 5.000 euro, accade a Terni, scoperti ragazzi che hanno abbandonato la refurtiva dentro un'auto parcheggiata. E poi Wright indagati, il PM chiede l'archiviazione. Il caso riguarda dei murales che sono stati realizzati a Perugia. Questa invece è la testata del Messaggero. La Tesei firma l'ordinanza di Halloween, l'abbiamo detto, da questa sera coprifuoco a partire dalle ore 22. Stretta sui giovani, scuola, feste e sport. I dati dicono che è alta la trasmissione del virus proprio tra i giovani. L'indice RT, questo indice di trasmissione in Umbria, è salito a 1,67, siamo al cosiddetto rischio moderato. E soprattutto c'è una situazione, abbiamo detto, di pressione, lo vedremo, proprio sugli ospedali. Tutto da casa è il titolo chiaramente che il Messaggero utilizza per la DAD, la didattica a distanza che torna per superiori e medie. E poi l'aggiornamento dei dati. Ieri in Umbria 729 nuovi casi, 4 morti, primato di guariti 32,4%. Il terrorismo, e qui si torna a parlare dei fatti accaduti in Francia, ovvero l'attentato di Nizza, torna la paura, allerta per i lupi solitari, nuovo innalzamento di livello di prevenzione in Umbria dopo i fatti che sono accaduti in Francia. Ma prima di andare all'esame delle pagine regionali, vediamo qualche dato sui quotidiani nazionali. Qui siamo alla Nazione, l'andamento della pandemia. Qual era la situazione in Italia nella giornata di ieri? Allora lo vediamo questi dati. C'è stato un incremento di ingressi in terapia intensiva pari al 95 unità, insomma una situazione davvero preoccupante, 1746 quelle registrate. Poi i ricoverati con sintomi, un incremento di 1030 rispetto al giorno precedente, lo vedete in questa grafica. Ieri l'Italia ha contato oltre 31.000 contagi. La situazione certamente più preoccupante è il caso della Lombardia, che gli scienziati definiscono ormai fuori controllo. Insomma, l'Italia andrebbe verso quella fase 4 decisamente preoccupante, dove sarebbe difficile a quel punto il punto di ritorno. Laurea anticipata agli infermieri all'Università Statale di Milano, di modo che da lunedì almeno altre 200 unità possano entrare in corsia. E poi vediamo cosa è accaduto in Toscana. Balzo dei casi anche in questa regione, chiusi gli ambulatori, nei supermarket si può entrare una sola persona a famiglia, il tutto per contenere proprio il crescente andamento del virus. Ma proprio in Toscana, esattamente a Firenze, quella appena trascorsa è stata una notte di guerriglia in centro, bombe carta, fumogeni,
lacrimogeni. La polizia carica. Guardiamo qualche foto che ci restituisce che cosa è accaduto. Il ragazzo con il sangue sul volto. In particolare, il tutto è accaduto nel capoluogo toscano intorno alle 22, quando i contestatori si sono trasformati, i contestatori che inizialmente erano pacifici, diciamo così, si sono trasformati in un corteo sfilacciato di circa 300 persone che si sono dirette verso il Duomo al grido di ora basta, libertà. A quel punto è stata gettata una bomba carta che ha innescato una vera e propria guerriglia urbana. Non c'era nessun simbolo politico, solamente una vera e propria massa di persone, molti erano ragazzi, che hanno dato sfogo alla la loro frustrazione nell'elegante via Calzaiuoli intorno alle 22:30, il momento più critico, con scontri, bottiglie lanciate dai manifestanti, volti insanguinati. Questa era la situazione, quindi Firenze come altre città che abbiamo visto in questi giorni. Intanto il governo starebbe pensando in maniera decisamente più seria a varare già dalla prossima settimana delle misure restrittive, in arrivo presumibilmente una stretta a livello nazionale sulla scuola, ma su questo c'è dissidio in maggioranza. Il ministro Azzolina insiste: in classe almeno fino a 14 anni. E poi questo è il Messaggero, l'escalation del Covid, oltre 31.000 contagi, a rischio 11 regioni. Vi volevo far vedere questa tabella riassuntiva del cosiddetto indice RT, cioè l'indice di trasmissione del virus. Vedete che l'indice più alto ce l'ha il Piemonte. Provo ad allargarvi ancora la grafica per essere più visibile. Il Piemonte ha un indice di 2,16, la Lombardia di 2,09, Bolzano 1,96, ma guardate l'Umbria dove sta. L'Umbria è sostanzialmente in sesta posizione con 1,67, quindi è certamente una di quelle regioni da attenzionare. Intanto Milano aspetta proprio la stretta dell'esecutivo, sarà presumibilmente la città che prima di tutti avrà delle misure più restringenti. E poi c'è l'Opinione oggi, l'intervista al professor Andrea Crisanti: bisognava fermare tutto, l'Italia è in ritardo di 15 giorni. Allora ci fermiamo solo un primo momento, perché abbiamo, prima di proseguire con le pagine, perché abbiamo visto che tante sono state le proteste in Italia, stanotte quella violenta avvenuta a Firenze, ma in realtà proteste pacifiche si sono tenute ieri anche in Umbria, c'è stata quella degli artisti a Perugia, c'è stata quella delle scuole di danza a Città di Castello. Andiamo proprio a vedere quest'ultima. La danza muove corpo e anima, non fermiamola. Queste le parole di convinzione delle 12 scuole di danza di Città di Castello, che stamane sono scese in piazza Matteotti per manifestare contro le disposizioni governative che hanno sospeso la loro attività. Un ennesimo stop, quello dell'ultimo DPCM, che ha ulteriormente penalizzato questa tipologia di realtà già scarsamente inquadrata. Le scuole di danza infatti sono attualmente costituite al 99% dei casi come associazioni sportive dilettantistiche, che le rende di conseguenza affini alle attività delle palestre. In contemporanea alle manifestazioni in altre città e alla concomitante protesta pacifica dei lavoratori dello spettacolo a Perugia, Castello Danza, nel cuore della città, ha voluto lanciare il proprio messaggio. Per manifestare contro la grave situazione che si è venuta a creare in questi ultimi giorni con il reiterarsi delle restrizioni dovute all'emergenza coronavirus. Abbiamo unito le nostre forze, lavoriamo in sinergia per creare qualcosa di bello per la nostra città e per il mondo della danza. E questo fa onore a noi che siamo protagonisti nella nostra città, ma fa onore veramente a tutti coloro che amano la danza. E vedo qua oggi non solo insegnanti, docenti, collaboratori, ma anche qualche genitore, qualche allievo. E
questo veramente ci dà tanta forza. Riportare le famiglie e gli allievi alla dimensione della danza. È questo l'appello delle scuole, oltre alla richiesta di un riconoscimento che renda onore all'impegno con cui gli insegnanti si prodigano nella formazione ed educazione dei giovani. Castello Danza ha voluto rivendicare con tutù in mano il diritto ad esercitare la professione di ballerini, coreuti, di artisti e la necessità di una contestualizzazione della realtà delle scuole in una univoca e rispettabile identità. Manifestare in piazza, affermano dalle scuole, significa per noi ribadire che si vive di arte. Insegnare non è solo la nostra passione, ma anche lo strumento con cui ci guadagniamo il nostro pane quotidiano. Per questo ci uniamo in uno sforzo comune che possa garantire un futuro luminoso a noi, ai nostri giovani, un futuro che dobbiamo imparare a costruire assieme al di là di ogni contingente difficoltà. E tra poco vedremo anche il servizio sulla protesta a Perugia. Intanto, sempre dal Messaggero Nazionale, l'estate mette le ali al PIL, il ministro Gualtieri con il lockdown, però la ripresa è solo rinviata. Le tensioni, lo vedete anche il Messaggero, la guerriglia a Firenze di stanotte, Molotov contro la polizia. E poi c'è la notizia che è stata divulgata ieri, c'è il blocco dei licenziamenti fino alla fine di marzo. Per le imprese la cassa integrazione Covid sarà gratis. E poi però i famosi ristori che il governo ha promesso a coloro che non possono di fatto lavorare, hotel, bar, taxi, l'indennizzo, dicono non vale 15 giorni di incassi. I contributi a fondo perduto coprono solo in parte la diminuzione di fatturato. Per alcune categorie è un terzo dei ricavi mensili realizzati in media lo scorso anno. E ancora siamo sempre al Messaggero. Questo è un documento che potremmo definire quasi inquietante. Rianimazioni, precedenza a chi ha più speranza di vita. C'è un documento dell'Ordine degli Anestesisti che è un codice per fissare le priorità di accesso alle rianimazioni nel caso e nel momento in cui in Italia si arrivi ad una situazione davvero di emergenza. A quel punto, con carenza di posti in rianimazione, non sarà l'età il parametro unico per decidere chi entra in rianimazione e chi no, ma sarà decisivo il quadro clinico e le volontà già espresse. Speriamo di non dover mai arrivare a questa situazione. Intanto guardate questa foto. Questa foto è Parigi l'altra notte, nei minuti a cavallo della mezzanotte, quando scattava il lockdown disposto dal governo Macron. Migliaia di francesi si sono messi in auto per lasciare la capitale, intasando le vie della città. Anche alla Gare de Lyon si sono formate lunghe code di passeggeri ansiosi di partire per il sud della Francia in vista di un inverno da reclusi. Questa è un'immagine che forse ci ricorda qualcosa di quello che accadde anche in Italia alla vigilia del lockdown. E poi mi interessa farvi leggere questo titolo: il virus è mutato a giugno in Spagna, così è nata la seconda ondata europea. Prendetela ovviamente con il beneficio del dubbio, ma secondo gli studi internazionali di alcuni scienziati, capeggiato dall'Università di Basilea, la seconda ondata del virus sarebbe nata e cresciuta in Spagna tra i lavoratori giornalieri impegnati nella raccolta della frutta. Cominciò alla fine di giugno, estendendosi nei mesi di luglio e agosto, subito dopo l'uscita dallo stato di allarme, quando nel resto dei paesi europei l'epidemia sembrava offrire una tregua per l'estate. I primi focolai di Covid originarono tra i lavoratori dell'agricoltura occupati nella frangia tra l'Aragon e la Catalogna, interessando le città di Saragozza e Leida. Da lì si è diffuso alle popolazioni locali e poi da lì chiaramente il dilagare.
questo lo studio. Allora, andiamo alle pagine regionali, leggiamo la prima e poi andiamo subito a vedere un servizio. Questo è il Corriere dell'Umbria, troppi contagi, chiudono le scuole, la Presidente Tesei firma la nuova ordinanza didattica a distanza da martedì per medie e superiori. Ecco nello schema alcuni dei provvedimenti, come dicevamo, fino al 14 novembre la didattica a distanza e poi da oggi dalle 22 alle 5 del mattino per le notti del 31 ottobre, 1 novembre e quella tra il 1 e il 2 novembre c'è il coprifuoco, cioè alle 22 si deve rientrare in casa, spostamenti consentiti solo se motivati da comprovate esigenze di urgenza, lavoro e salute, vietato anche il classico dolcetto e scherzetto se mai ce ne fosse stato bisogno di farlo, allenamenti vietati per gli atleti al di sotto dei 18 anni di età che militano nelle società e associazioni dilettantistiche ed amatoriali di sport di contatto e squadra, stop sino al 14 novembre le attività di gare e competizioni dilettantistiche regionali sportive in relazione a sport di contatto e di squadra. Questo alla luce di questi 729 nuovi positivi e nella giornata di ieri e 9 morti in 3 giorni e alla luce soprattutto anche di questo dato: in terapia intensiva la mortalità in Umbria va dal 35 al 40%. Il professor De Robertis è a capo della rianimazione di Perugia, dice: nessun sistema può reggere a un'onda d'urto del genere. In 7 giorni 2106 casi non associati a cluster noti. L'Umbria considerata tra le regioni a rischio moderato. Intanto c'è anche la presa di posizione del presidente dell'Associazione Anestesisti Ospedalieri Chianella: con pochi medici specialisti i respiratori non servono. Ancora chiaramente poi ci sono gli effetti del Covid su altre malattie, mammografie, 3 mesi di ritardo perché tutti sono impegnati chiaramente con il Covid. E poi ci sono i presidenti di Confcommercio, Confartigianato e CNA che hanno detto: va evitato un altro lockdown, il sistema produttivo non reggerebbe un secondo stop. E questo è un po' il grido d'allarme di tutti. Allora, prima di continuare questo esame delle pagine, l'altra protesta di ieri, questa volta a Perugia, sono scesi in piazza i protagonisti del mondo dello spettacolo. Il servizio della collega Noemi Campanella. Risorse certe per l'emergenza e la ripartenza per tutto il 2021, un tavolo permanente tra le parti sociali e i ministeri per il rilancio del settore, stabilizzare l'occupazione per i precari delle fondazioni lirico-sinfoniche. Sono alcune delle richieste del mondo dello spettacolo che è sceso in piazza anche in Umbria contro le nuove misure del DPCM adottate per contenere il contagio, ma non solo. È stata un'occasione importante per gli operatori che con questa manifestazione, dal titolo Assenza spettacolare, appoggiata dalle sigle sindacali di CGL, CISL e UIL, hanno chiesto una ristrutturazione completa del comparto da qui al futuro. È chiaro che la situazione sanitaria è molto preoccupante e questo lo capiamo bene tutti, però ci sono dei settori poco tutelati in generale nella normalità, in questa fattispecie ancora di più. Quindi noi rivendichiamo un'attenzione maggiore da parte del governo e delle istituzioni anche locali rispetto a quello che possa essere un sostegno vero a questi lavoratori e lavoratrici che molto spesso, quasi sempre, sono in una condizione precaria. Per gli operatori del settore è un errore chiudere teatri e sale cinematografiche, luoghi che avevano garantito le misure contro i contagi, la protezione della salute ai lavoratori e agli spettatori. Personalmente io mi trovo in difficoltà come tutti i miei colleghi e le mie colleghe in questo momento in particolare, ma non possiamo negare che le difficoltà sono cominciate da prima e questo momento storico così difficile ha aperto il vaso di Pandora. Quindi noi siamo in piazza oggi per manifestare non soltanto per il momento di emergenza attuale, ma soprattutto per un sistema che non funziona. Lei di che cosa si occupa? Io mi occupo di cinema, sono un regista. In Umbria il cinema ha bisogno di sovvenzioni, di essere seguito e anche di dialogo, perché noi siamo disposti al dialogo. Il problema è che non abbiamo nessun tipo di interlocutore, quindi
A livello nazionale è complicato, a livello regionale è impossibile. Nonostante l'80% dei teatri fosse ancora chiuso a seguito delle restrizioni imposte che non consentono una ripresa remunerativa del settore, nonostante alcune sale cinematografiche più coraggiose avessero riaperto soffrendo comunque la mancanza di pubblico, la chiusura totale imposta dall'ultimo DPCM ha messo nuovamente in crisi il settore. In piazza anche i rappresentanti dei Luna Park. Noi siamo chiusi già dalla prima inizio del decreto dell'8 di marzo, però già prima, intorno al 20 febbraio, noi siamo stati chiusi molto prima. Poi è ripartita la stagione, abbiamo iniziato a lavorare da metà giugno fino a metà settembre e poi dopo ci hanno ribloccato molto prima dell'ultimo decreto. Già da fine settembre noi praticamente siamo chiusi, bloccati. Proseguiamo, questa è la Nazione, in rianimazione si è abbassata l'età media, parla il professor De Robertis, la situazione è seria, abbiamo ancora margini di manovra per garantire l'intensiva a tutti i pazienti. E poi ancora la Nazione, scuola, sport, coprifuoco, le regole, ma ve le abbiamo già ampiamente lette. Ancora questo dalla Nazione, vi leggiamo la Tesei, chiama Bertolaso in soccorso. Il commissario Arcuri respinge l'accusa della Regione sui ritardi dei 25 milioni per potenziare le intensive. La Lega non ci sta, sua ricostruzione parziale. Intanto ieri Bertolaso era a Perugia in Regione per un lungo e riservatissimo colloquio con la governatrice. Secondo indiscrezioni potrebbe aiutare in questa fase di riorganizzazione dell'intero sistema, se non proprio lui personalmente, potrebbe indicare manager capaci di rimettere in piedi la macchina. E vedremo. Intanto test sierologici gratuiti per studenti e genitori, pronte già 100 farmacie per farlo. E ancora arrivano i pit stop dell'esercito, saranno a Perugia, Terni e Bastia. No ad un secondo lockdown, l'abbiamo visto, lo chiedono CNA, Confcommercio e Confartigianato e poi il mondo dello spettacolo, ma ve l'abbiamo proprio fatto vedere ora che ieri è sceso in piazza. E il contestatissimo ospedale di Spoleto, il San Matteo degli Infermi, che è stato riconvertito ad ospedale Covid, sono già 29 i posti letto occupati. Un video spot intanto, la Regione si affida anche alla comunicazione per far capire alle persone che è il momento di stare a casa. E ancora qui siamo al Messaggero, l'ordinanza di Halloween è stata chiamata così, no a feste, stop a sport under 18, DAD per medie superiori, ma l'abbiamo già visto. Intanto nelle linee guida, ambulatori aperti, ok prime visite e controlli, sulla chirurgia, urgenze e decisioni dei primari. Anche il Messaggero chiaramente titola sulla DAD per superiori e medie, ma appunta l'attenzione sui casi BES. Che cosa sono i BES? Sono i cosiddetti bisogni educativi speciali, cioè ci sono quei ragazzi che vanno a scuola che per mille motivi hanno bisogno di quello che noi chiamiamo insegnante di sostegno, comunque di un aiuto. Che fine faranno con la DAD? Allora, per loro c'è la previsione che possano continuare a seguire lezioni in classe, dove avranno l'insegnante di sostegno piuttosto che dunque seguire le lezioni da casa, ma su questo c'è un grande dibattito se sia opportuno farlo oppure no, perché risulterebbe secondo alcuni una ghettizzazione sostanzialmente di questi ragazzi che invece avrebbero bisogno proprio di socialità. Intanto i dati, anche il Messaggero ce li riporta, della giornata di ieri con i 729 casi, ma anche il primato di guariti. Allora, questo per le pagine chiaramente principali. Rapidissima la schermata sulle home page dei siti, perché voi potete chiaramente capire che tutti titolano in maniera ormai quasi indistinta sull'ordinanza T6, TRG Media, coronavirus, firmata la nuova ordinanza, Umbria 24, chiuse le medie superiori, tutt'oggi stesso argomento, uguale Umbria Onna, Covid dai 10 ai 18 anni, stop a scuole e sport. C'è una differenziazione nelle home page solo in due siti locali, da Gualdo News, Matteo Fioriti a Daria Sanremo sognando un posto all'Ariston, e da
l'Alto Tevere, da Sansepolcro, pacchi alimentari, circa 250 donativi a settimana. Prima di andare all'esame delle pagine locali, un servizio proprio che ci porta già nel territorio locale, andiamo a Gubbio perché ieri siamo andati a sentire quei particolari locali pubblici che a nostro giudizio sono più colpiti dall'ordinanza, cioè quelli che in generale aprivano alle 18, pub, birrerie, insomma quelli che erano i protagonisti della vita notturna e che ora sono stati costretti a reinventarsi. Quasi nessuno di loro prima avrebbe aperto a mezzogiorno alle 11 della mattina, proprio perché per loro la notte era il momento, diciamo così, del lavoro vero, del guadagno. E ora che cosa hanno fatto? Li abbiamo sentiti. A seguito delle restrizioni del DPCM del 25 ottobre, che impone la chiusura di bar, locali e ristoranti alle ore 18, i commercianti delle attività interessate hanno deciso di adattarsi al decreto introducendo alcune novità. Lavoreremo dalle 12 alle 18 durante il fine settimana, il sabato e la domenica. La fascia oraria di lavoro si sposta dunque da quella serale a quella giornaliera, prediligendo consumazioni pomeridiane e ordinazioni da sport o a domicilio. Molte attività hanno poi deciso di collaborare tra loro, potendo così continuare ad offrire ai loro clienti una vasta gamma di prodotti. In base al nuovo DPCM abbiamo deciso di cambiare i nostri orari dalle 12 alle 18 invece che dalle 18 alle 2. Cercheremo di fare aperitivi con bollicine, vini, birre, e per poi magari avvantaggiare un po' i ristoranti che chiudono la sera. Dopo il pranzo faremo delle merendelle con affettati, formaggi, dettaglieri, per cercare di far stare un po' più la gente nella zona del centro storico e davanti ai nostri locali, sempre rispettando le regole del decreto. E noi ci proviamo, cercheremo una collaborazione anche questa domenica. Faremo un evento con il generale e il Billopoto, con i prodotti tipici, e quindi creeremo una vera e propria merendella. L'attività purtroppo c'è stata ridotta e aprivamo alle 18.30, quindi è praticamente diventato impossibile aprire. Per ora, per questa settimana, per ora siamo fermi, non abbiamo fatto nulla, pensavamo di aprire domani e dopodomani, quindi sabato e domenica, per provare a vedere che succede da mezzogiorno alle 18, quindi nei tempi consentiti. E abbiamo sentito qualcuno indirettamente, qualche amico così ci ha detto che potrebbe essere una buona iniziativa, considerando che poi alle 18 per chiunque la giornata è finita, quindi penso che avremo un po' di flusso, dai, diciamo. E contemporaneamente abbiamo riattivato con l'Officina dei Sapori e l'Arte Golosa il servizio d'asporto che facevamo già a aprile e maggio, quindi sono questi box tematici che si possono comprare. Noi provvediamo con i cocktail del Martin Tempo, con una birra, insomma con un drink che si aggiunge all'offerta del gelato, del dolce, della gelateria e ovviamente al pasto che prepara l'Officina dei Sapori. L'appello è dunque anche quello di aiutarsi a vicenda, cercare di far girare l'economia all'interno della comunità per far sì che si possa uscire illesi al più presto da questa situazione. E allora in bocca al lupo chiaramente a tutti loro. Le pagine locali, il Corriere dell'Umbria, dal teatro al call center per sopravvivere. Giulia e Massimiliano, moglie e marito artisti, un reddito abbattuto del 90%, i rimedi per tirare avanti e un settore da ripensare. Questo chiaramente è il titolo sulla protesta di ieri a Perugia del mondo dello spettacolo. Docente vince il concorso all'Università per Stranieri ma non la chiama. Sabrina Stroppa ha presentato ricorso contro l'Ateneo di Palazzo Gallenga. Intanto sulle elezioni Valerio De Cesaris va in Senato Accademico, nel settore degli studenti vince Udu. Ancora dal Corriere dell'Umbria, bolletta shock, 1724 euro, dicono che c'è una perdita. La denuncia di un ristoratore del centro storico a Perugia, ho bloccato il pagamento. Tari non versata per 15 anni, conto molto salato ad un edicolante, mai un avviso né un servizio, dice dalle pagine del Corriere. E poi andiamo nell'area del Trasimeno, le strutture ricettive, il 98% resta vuoto. Parla Benemio, presidente dell'URAT, così si rischia il fallimento. Si guarda chiaramente al Natale dopo le disdette per ogni santi. Halloween, vietate anche le feste in casa a Magione.
E poi ancora dal Corriere, siamo nel territorio di Bastia Umbra, pronti 300.000 euro per il verde, verrà riqualificata la zona tra via Todi e via Assisi. Su Assisi leggiamo: la torre civica si tinge di rosa per invitare a fare la mammografia. E poi ancora Assisi: dipendente comunale positivo, sono stati chiusi gli uffici di Santa Maria degli Angeli. Apro un laboratorio e realizzo il mio sogno. Siamo a Collazzone, in questi tempi in cui vi raccontiamo sempre di cose che non vanno. È bella la storia di questo 28enne che si chiama Diego Cerquiglini, che malgrado la pandemia inaugura un centro di riparazioni per dispositivi elettronici. Nuovo servizio per la pulizia del centro storico a Marsciano. E poi a Todi la pala d'altare con l'Assunzione di Maria è tornata in cattedrale. Scuole di danza, e qui siamo a Città di Castello in piazza e abbiamo visto il servizio. Scontro frontale a San Giustino in via Citernese, 2 i feriti. In basso, allevati in città, i levrieri campioni del mondo a Villa Zampini. Ancora dall'Alto Tevere, distribuita guida storica del cimitero a chi si reca a fare visita ai defunti, questo a Città di Castello, un'iniziativa della cooperativa Il Poliedro. E poi tanti auguri a Gianni Zaganelli e Franca Rossi, che festeggiano 60 anni di matrimonio. Auguri anche da noi a Gianni Zaganelli e signora, un gradito amico di TRG. E poi oggi vi facciamo vedere il titolo, ma poi potrete sfogliarlo chiaramente se vi va per conto vostro. Oggi il Corriere dedica uno speciale al sisma del 2016 che colpì anche la Valnerina. Da Norcia ad Arquata, da Cumuli ad Amatrice e Visso, il governo non si vergogna della non ricostruzione. Questo è il titolo. Il fallimento della politica è più dannoso del terremoto. Questo è il viaggio del Corriere. Noi chiaramente lo lasciamo in lettura a chi volesse farlo. Vi leggiamo soltanto questo di titolo dall'interno: Norcia è un cantiere, ma governo e Parlamento devono chiedere scusa. Lo dice il sindaco Alemanno sulla ricostruzione degli edifici privati. Consegnate 755 pratiche, 450 approvate su 2290 totali. Bene, ancora le pagine del Corriere. Siamo a Gubbio e Gualdo. Siamo a Gubbio, presidi ai cimiteri per evitare assembramenti in questi due giorni. La scuola Matteotti è chiusa per sanificazione degli ambienti. Poi al Museo dell'Emigrazione a Gualdo Tadino il racconto di Sergio Chiocci, che ha donato la sua valigia di cartone. E sempre dal territorio, da Nocera Umbra, la Corale Santa Cecilia salta la rassegna. A Gualdo nuove iniziative per ricordare i maestri Ruboli. Andiamo avanti. Ci spostiamo a Foligno, non vogliamo l'elemosina, chiediamo al governo di tornare subito a lavorare. I presidi in piazza, in questo caso di bar e ristoratori folignati. E poi l'assessore De Bonis, giusto chiudere le scuole, così non si può andare avanti. Torna a Montefalco il concorso fotografico che ha come tema il Sagrantino. E poi ci spostiamo a Spoleto, all'ospedale che è stato riconvertito in ospedale Covid, pronti 36 posti su 70 previsti. Donati prodotti per tenere pulite le celle per i detenuti di Maiano. E poi rifiuti abbandonati nelle campagne di Morro, davvero un bruttissimo spettacolo. Ancora Terni, tre infermieri per gestire oltre 500 detenuti. Sappiamo che c'è un cluster proprio al carcere di Terni, dove sono 60 i detenuti positivi, 57 sono restano in carcere, non presentano particolari difficoltà, 3 sono stati ricoverati. Intanto chiaramente c'è una situazione di emergenza che va comunque gestita. Focolai nelle RSA, situazione preoccupante, lo dicono i sindacati alla regione. E poi AST, prima intesa
intesa azienda-sindacati, pace sociale in attesa della vendita. Ancora rubano, e sono dei ragazzi i protagonisti, generi alimentari per 5.000 euro al Lidl, vengono scoperti e poi fuggono. Andiamo nel territorio di Narni ed Amelia, cimiteri per la commemorazione dei defunti, le presenze dei visitatori potranno essere non più di mezz'ora. Tiziano Ferro ha mandato un messaggio alla comunità incontro di Amelia. E poi De Rebotti, il sindaco di Narni, negativo al tampone. Il primo cittadino non è stato contagiato, malgrado i contatti con l'assessore Lucarelli, che poi invece è risultato positivo. Occupazione del suolo pubblico ad Orvieto, il comune pensa alla proroga. E poi questo brutto incidente avvenuto sull'autostrada, perde il controllo del camion, si schianta sul guardrail, l'auto sole invasa da sementi. Questo era il Corriere dell'Umbria, andiamo al Messaggero, le sue pagine locali. Da Perugia, caso Volta, spazi negati, si andrà al numero chiuso, la scuola non ha ottenuto risposte dalla provincia, blocco delle iscrizioni, test tipo invalsi e colloqui per la selezione dei nuovi studenti, calo delle prime da 17 ad 8. Palazzo dei Priori, ecco i rilievi per il miglioramento sismico. E poi Fiera dei Morti dall'edizione 2021, mappa digitale con tutti gli operatori. Terrorismo, torna la paura anche in Umbria dei cosiddetti lupi solitari dopo la strage di Nizza. Le foto dei lavoratori dello spettacolo che sono scesi ieri in piazza. E poi Perugia invasa dalla droga, processo a 40 spacciatori. Ancora falsa vendita per beffare il fisco, un imprenditore finisce nei guai. Ancora una colletta per rimpatriare la salma di Akish. Siamo ad Umbertide, un giovane marocchino, il giovane marocchino ucciso è stato salutato con una cerimonia religiosa all'obitorio di Città di Castello. Oggi un volo da Bologna a Casablanca trasporterà il feretro. La comunità musulmana ha raccolto i soldi per il viaggio. A Todi, code e distanziamento difficile al vecchio ospedale. A Gubbio, per l'albero di Natale dei record, scatta la campagna adotta una luce ad Assisi, la torre civica si colora di rosa per ricordare il valore della prevenzione per combattere il tumore al seno. Non vogliamo l'elemosina di Stato, queste sono bar e ristoranti ieri con il presidente di Confesercenti scesi in piazza a Foligno. E poi diamo valore alla tua impresa, alla webinar di Confartigianato. Ancora dalla pagina di Foligno, il sindaco, evitate assembramenti ai cimiteri. Andiamo a Spoleto, ricostruzione privata, in realtà parliamo chiaramente della Valnerina, all'appello mancano quasi 7.000 pratiche. E poi impasse per i beni culturali, non c'è il personale a sufficienza per gestire la ricostruzione, il restauro dei beni culturali danneggiati dal sisma. Ospedale di Spoleto, caos appuntamenti, la TAC recuperata grazie a Facebook. A Terni, Ast si affaccia alla US Steel, vendita entro luglio, a settembre la ratifica. Treofan, sale la tensione dei lavoratori rimasti senza accordo e senza ordini. Coronavirus, c'è l'ottava vittima e in ospedale a Terni ci sono due medici contagiati. A Orvieto è ormai scontro tra il vescovo e l'opera del Duomo, dimissioni in blocco. La crisi che si è aperta da mesi ha portato 5 consiglieri ad andarsene. Strage di Rigopiano, il giudice ordina il sequestro degli stipendi degli indagati, lo ricordiamo. Anche la vittima umbra della terribile tragedia. Ecco come è entrato il virus in famiglia. Immuni, così è inutile, nessuno prende i dati. L'opinione degli esperti su questa app, come dire, molto attenzionata, ma da alcuni anche contestata. Siamo alla Nazione, le sue pagine locali le vediamo tra pochissimo o anche no. Allora un momento per caricare chiaramente la pagina. Dicevamo che
se il Covid è chiaramente l'argomento del giorno, ci sono anche altri argomenti in primo piano. Si parla di Tevere in particolare, sulla Nazione. In 2 anni, e siamo a Perugia, sarà pronta la pista ciclabile. Pubblicati gli atti della gara, all'inizio del 2021 partiranno i lavori. Ieri sopralluogo di Romizzi e dell'assessore Numerini. Lo stadio Curi è un monumento, non va demolito ma trasformato, lo dice il professor Belardi. E poi no alla violenza in nome di Dio, lo hanno detto il vescovo di Assisi e l'imam Kader insieme dopo l'attentato di Nizza. Cambio al vertice dell'Umbria, arriva il colonnello Nazzaro del comando militare. E poi ampliamento dei Capitini, si lavora anche al buio, scuole, ponti e campi sintetici da calcio, cantieri in corso nel comune di Magioni, Chiodini dice operativi nonostante il lockdown. Siamo chiaramente al Trasimeno. Docente positivo a Paciano, chiusa la struttura dell'infanzia. E poi ad Assisi, maratona per aiutare l'ospedale, l'Assisi Virtual Marathon promossa dal Rotary, che punta a comprare un radiografo da corsia. E poi al lavoro un operatore per lo spazzamento manuale di strade e piazze a Marsciano, frantoi aperti arriva a Todi e la visita del vice ministro Sileri ad Assisi con il sindaco Proietti ad accogliere. La Guastuglia diventa un parco archeologico, a Gubbio il consiglio comunale approva l'ordine del giorno della Lega su questo argomento, la scuola Matteotti si ferma, scatta la quarantena per docenti e alunni, medici di base a Gubbio a disposizione ogni giorno, lo chiede Matteini Chiari, via al progetta Gualdo Tadino, l'app L'arte di guardare, attività laboratoriali e formative gestite da giovani studenti. E a Castello un piano per abbattere le barriere architettoniche, il problema è stato affrontato in commissione. Da Lignani Marchesani, per l'emergenza Covid in arrivo quasi 205.000 euro, dice il comune. Lignani chiede come saranno spesi questi fondi. E poi da San Giustino, bolletta della luce votiva all'indirizzo di una defunta. Mia madre non c'è più, ma le arrivano le richieste di pagamento per la nonna. Cimitero monumentale, c'è la guida, Città di Castello, un volumetto con informazioni storico-artistiche, un tavolo di crisi per gestire l'emergenza sanitaria, l'appello arriva dal PD di Umbertide, immigrato ucciso dopo una lite sarà sepolto in Marocco. A Foligno i commercianti, anche qui chiaramente l'articolo, che sono scesi in piazza. E ancora le strategie per superare la crisi in un webinar di Confartigianato, meglio scaglionare le visite al cimitero, lo dice il sindaco Zuccarini ai suoi cittadini. A Norcia il sindaco Alemanno, finalmente la ricostruzione privata sta partendo, ma chiaramente ci sono i ritardi. La sovrintendenza invece dice siamo a rischio paralisi perché manca il personale. Cardella, supervisore di legalità, Legnini lo sceglie per gli appalti. Fausto Cardella, lo ricordiamo, era procuratore generale presso la Corte d'Appello di Perugia, da pochi mesi in quiescenza entra a far parte della struttura commissariale per la ricostruzione post-sisma. Tentato furto di cibo a Terni, era per il mercato nero. ZTL libera per le consegne a domicilio, all'Ast scatta la cassa integrazione dal 2 al 28 novembre. E poi a Orvieto tavoli all'aperto, arriva la proroga, il comune ha deciso di prolungare la disposizione sull'incremento dell'occupazione di suolo pubblico. Allora, queste erano le pagine di attualità e di cronaca. Rapidamente vi facciamo vedere una pagina dedicata alla cultura. Si parla di giovani talenti umbri che si mettono in evidenza, Blind e Melancolia conquistano X Factor. Il cantante di Ponte San Giovanni, Blind, e il gruppo Folignate Melancolia, infatti, con gli inediti sono approdati alla seconda gara del talent show X Factor in onda su Sky. Sono stati bravissimi, vanno avanti, e allora un po' tutta l'Umbria è con loro. Ci fermiamo qui, pochi momenti, la pubblicità e poi parliamo di